Le faccio due domande. La prima è su Icardi, se nel momento di calciare il rigore può aver risentito delle dichiarazioni fatte in settimana, quel gol l'avrei segnato anch'io, magari con un po' di tensione. Ma questa è una strozzata, dai, su. Grazie. Siamo seri, dai, per cortesia, perché se mi fa una domanda la settimana, ho parlato ieri, ho detto che è una battuta, se vuol fare polemica facciamo una polemica, no, è una stupidaggine, allora, quello che ha detto. Le faccio vedere anche un'altra cosa, siccome il mondo del calcio è molto social e ci sono telecamere ovunque, su tutti. Sì, ho fatto il dito medio a 8-9 tifosi, no, che mi insultavano a morte. Lo chiedo a lei, l'ho fatto. No, io quando faccio una cosa la dico, quindi ho fatto il dito medio mentre uscivo perché ho preso degli insulti e quelli non potevano essere lì perché dovevano esserci gli steward a tenerli dietro, quindi non deve essere lì a insultare e a dirmi tutte le parole. Quindi in un momento così l'ho fatto. Contenta? No, io glielo ho chiesto. Allora, se mi devi fare delle domande per far polemica, facciamo. Io ho detto, ho risposto. No, ecco. Ma scusi, siccome c'è una cosa che gira su tutti i social, è giusto anche chiedere. Ho detto che l'ho fatto. Cosa ho detto? Va bene, ok, volevo solo... Ecco, allora, insomma... basta, ho detto che l'ho fatto, fine del discorso. Va bene, ok. Ecco. Ok. Grazie. Grazie per essere stato con noi, grazie. Di cagate. Va bene, insomma, va bene. Ok, ognuno fa il lavoro suo, quindi. Sì, buonasera, Mihajlovic che scuoteva la testa soprattutto in una delle ultime occasioni, quelle in cui Maxi Lopez e Belotti si sono ostacolati, la palla praticamente sembrava già dentro. Quarto miglior attacco della Serie A e oggi siete mancati proprio lì, forse non è mancato il cinismo perché l'occasione ne avete avute tante. No, ma voglio chiedere a Massimo che partita ha visto, visto che ho sentito in spogliatoio che diceva che tutte e due squadre, diciamo, hanno meritato di vincere, una cosa del genere, che noi praticamente... Loro hanno fatto due tiri in porta, noi abbiamo fatto 25 tiri in porta. Poi ci può stare anche pareggio e tutto, però... No, Sirisa, abbiamo detto che... Probabilmente hai sentito solo un pezzo, perché il resto abbiamo detto che il Torino ha tirato tantissime volte dopo, in porta. Infatti dopo il resto... Detto. Sì, sì, ma dopo, abbiamo detto... Ma molto dopo... Abbiamo anche detto che il Torino, abbiamo analizzato poi tutti i tiri del Torino, non mi sembra che abbiamo detto che la Sampdoria meritasse e che il Torino abbia giocato una brutta partita. No, ma Torino sicuramente non ha giocato una brutta partita e sicuramente per quello che si è visto in campo ha meritato di vincere. Poi è uscito un pareggio e complimenti alla Sampdoria, però non mi puoi dire che tutte e due squadre hanno meritato di vincere. Noi abbiamo detto che nel primo tempo la Sampdoria, fino a quando c'era Schick, un po' di problemi ve li ha creati. Ok, ha fatto due tiri in porta. Ho detto che nel secondo tempo, quando ma voi anche siete primo stati tempo. Molto... Anche il primo tempo, hanno fatto due tiri in porta. Ma non, sì, ti ripeto che non abbiamo detto che la Sampdoria ha giocato molto meglio del Torino. No, abbiamo semplicemente detto che abbiamo analizzato pure. per un quarto d'ora, ma, e questa probabilmente era anche quello che ti volevo chiedere, abbiamo analizzato per un quarto d'ora perché il Torino, che ha tirato 20 volte in porta, non è riuscito a segnare. 25 volte in porta, perché ce l'abbiamo segnati tutti, e volevo sapere da te qual era il motivo per cui il Torino ha tirato tante volte in porta. Non mi sembra che abbiamo detto che la Sampdoria abbia giocato meglio. Mi dispiace che tu abbia sentito questo, o che fra le due squadre ce ne fosse una che meritava molto più dell'altra di vincere. Ecco, così è giusto. Responsabile. Poiché i giornalisti del nord mi odiano, perché odiano il Napoli, perché sono tutti quanti al servizio del nord, insomma, tesoro mio, è da Camillo Benso di Cavour che il nord odia il sud, anche se poi la Juventus è una squadra del sud molto sudista, e a un certo punto si sono scatenati tutti quanti contro dicendo basta far casino e creare il disappunto dentro casa degli altri, cioè così almeno gli scasiniamo un po' i rapporti e vediamo un attimo di aggiungere ad una sconfitta altra cattiveria, così magari perdono. E difatti contro l'Atalanta abbiamo riperso, non solo all'andata, anche al ritorno, però poi con la Roma ci siamo rifatti. Sandra, Giorgia, a voi. Sì, no, è soltanto una cosa, perché poi ci si mette poco ad equivocare. Quando il presidente ha parlato di Gazzetta dello Sport, che è il giornale della Juventus, del Milan e dell'Inter. La Gazzetta dello Sport è sempre stato contro il Napoli, ragazzi. Mimmo Malfitano, che mi dispiace perché aggredito e accusato, ma è sempre stato un tifoso della Juventus. Presidente, quindi... guardi, mi perdoni, però lei ha usato anche adesso l'odio dei giornalisti del Nord nei confronti del Napoli. Io
mi permetta di dirle che la parola odio non la userei. Io non voglio suggerirle, tantomeno criticare quello che lei è assolutamente libero di dire. Però la parola odio io non credo che guardi, sia aderente a quello che scrivo. Guardi, io vivo in questo paese, lo racconto da 43 anni attraverso i miei film. Mi e le posso assicurare sì. Che c'è una contrapposizione italiana dove il nostro grande presidente Napolitano ha cercato di inneggiare all'unità italiana, ma se c'è un paese disunito e regionalizzato, per tanti motivi storici, è proprio l'Italia. E mi dispiace che lei, che fa cultura perché è un giornalista, non se ne renda conto. Poi, perché siamo, ripeto, in un regime anche silente dove dobbiamo dire anche quello che non pensiamo, lei continui anche su questa strada. Io, perché sono un vero democratico e sono uno che ama la libertà d'espressione, perché mi considero un cittadino libero che paga le tasse, dico quello che penso e nessuno mi può chiudere la bocca. Ma io non le sto chiudendo la bocca, però come lei esprime la sua opinione, mi permetta anche di esprimere la mia opinione, anche perché se poi lei cita la Gazzetta dello Sport, che ha un editore che e poi è il presidente del Torino, l'editore oggi, fino a qualche, oggi, fino a ma qualche ci tempo deve fa era, era riconducibile Carlo, alla proprietà amico, della Fiorentina molto per bene, la Gazzetta conosco, dello Sport. Ora poi è un bravo imprenditore, non so la compagine azionaria, non conosco la compagine azionaria nella storia della Gazzetta dello Sport, ma fino a, a poco tempo fa era riconducibile alla famiglia Della Valle anche. Ora non voglio entrare in discorsi troppo ampi, molto mi permetto soltanto di dire che nel momento in cui il Corriere dello Sport, le cito l'attacco del fondo in prima pagina di Alberto Polverosi oggi, dice che il Napoli era tifato dalla Val d'Aosta a Santa Maria di Leuca, dal Friuli Venezia Giulia fino alla punta più estrema della Sicilia. Ecco, discorso sull'odio nei confronti del Napoli, mi perdoni, no, ma libero, io rispetto sport, tutta la sua opinione, mi perdoni di dissociarmi. Stato, ecco, guardi, tutto qua. Il Corriere dello Sport è sempre stato un paladino del calcio Napoli, da sempre. Lei si guardi storicamente la storia del Corriere dello Sport e della Gazzetta dello Sport e li confronti. Tant'è vero che guardi, si vada a vedere le copie che vende la Gazzetta dello Sport a Napoli e le copie che vende il Mattino e il Corriere dello Sport. Se le confronti e poi lei solo si darà una risposta. Però mi perdoni sempre, io con grande rispetto delle sue ma opinioni. Ma lei prende i soldi dalla Gazzetta dello Sport? No, perché no, mi sta facendo l'avvocato difensore della Gazzetta dello sport. Io non la capisco questa storia. Ma io non sto lavorando per la Gazzetta dello Sport. Ho un altro datore di lavoro. Esemplare, e soprattutto una partita straordinaria dove hanno giocato in maniera strepitosa i miei calciatori e dove Maurizio Sarri ha dato una lezione di calcio esemplare. Ma guardi, punto e basta. Fine dei giochi. Ma è questo che stiamo dicendo. Ma proprio perché è questo che stiamo dicendo, mi perdoni, mi consenta di dire nel rispetto non delle sue opinioni che la partita del Napoli questa sera ha unito tutti gli italiani, mi perdoni, senza nessun odio, ma anzi male, solo ma con amore male, e ammirazione nei confronti male, del Napoli male, però se vogliamo fare male, una polemica guardi, di questo io, non sono l'uomo io delle guardi, polemiche. La lascio libero di però dire e di esprimere qualsiasi di opinione mi sono perdoni. Anche stancato No, va bene, certo, comunque io guardi, mi sentivo di dirlo nel rispetto anche di tutti gli abbonati, non solo napoletani, che questa sera hanno applaudito il Napoli. Perché andare nei vari stadi e sentire Lavali col fuoco è molto antipatico, e vedere che gli italiani su questo fatto non si ribellano, ed è un discorso estremamente volgare e cafone, a me dà molto fastidio. Io non mi sono mai sognato di dire di un milanese, di un veneto o di un torinese lavalo col fuoco. Vesuvio, il Vesuvio mi appartiene, no? Visto che io sono napoletano. Guardi, avrei potuto dire io lavateli col fuoco. Non mi è mai venuto in mente. Guardi, e anzi, le prime volte che lo dicevano mi veniva quasi da sorridere, perché dicevo ma in fondo pane e circense dal Colosseo non è cambiato nulla. Però vorrei che il pubblico che va allo stadio crescesse anche culturalmente. Cristian Panucci. Vabbè, abbiamo commentato, Luciano, io ti ho sempre elogiato, ma secondo me personalmente hai sbagliato a toglierlo, perché è un giocatore che sta lottando per la classifica canoniere, secondo me sul 4-1 è stata una forzatura poco corretta nei suoi confronti. No, poco corretta lo dici tu. Lo dico, sì, assolutamente. Ho capito, ma tu stai dicendo scorretta. Io ti posso dire che essendo un centravanti è l'unico che ho, mentre tutti ne hanno due o tre e ora ho tre partite fondamentali e vinco 4-1, posso fare ragionamento diverso, che senza di lui io non voglio giocare queste due o tre partite. Scusa, che vuol dire scorretta? Corretto. Se no ti posso dire che hai attuato pensieri limitati da un punto di vista d'allenatore, perché poi le letture possono essere all'opposto di quello che tu pensi.
Io non sono un portatore di verità, ti ho solo detto il mio pensiero. Ho capito, ma anch'io ti dico il mio pensiero. Tu mi hai detto che sono limitato, mi hai offeso. Tu hai dei pensieri limitati perché... Io ho detto solo poco corretto, tu mi hai detto limitato e mi hai offeso. Ma come? Dio buono, detto... mi dici che sono scorretto. Secondo me è stata poco corretta. E vuol dire scorretto, che sono scorretto. Mi è capitato, ti dico, per esperienza di giocare con degli attaccanti che lottavano per la classifica canonieri e gli allenatori non l'hanno mai tolto. Ma ho capito, questo. Ma poi ma tu io dai la tua dico... lettura, ma limitato io non sono, credimi, eh. Limitato ma io ho capito, sono. Ma tu mi dici che ho avuto un comportamento scorretto. No, poco corretto secondo me. Ma... Sul 4-1 tu lo togli uno e sta lottando. Ma poco corretto. Aspetta, chiedo Luci in studio perché ma se no non riesco a capire. Fra poco corretto e scorretto che differenza vabbè, c'è di sarò stato scorretto, ma non mi è mai capitato che un attaccante facesse gol, un allenatore l'avesse ho tolto. Ho capito, e io ti dico, io l'ho tolto perché domenica ho il derby, poi ho il Milan, poi ho la Juventus. C'ho tre partite così, io non posso giocare senza Dzeko perché è l'unico centravanti che ho da tutto l'anno. Ok, e se facciamo un quarto d'ora in più cosa cambia? Faccio questa ma la questa tua valutazione ci mancherebbe, la tua valutazione ci mancherebbe. Scusa, Dio santissimo, se no, ma se siamo stati insieme 10 anni. Appunto! E cosa vuol dire? Non ti posso dire una cosa se la penso in modo diverso. Ma allora, se tu mi dici che sono scorretto, prima senti la mia opinione, prima mi dici... Dimmi perché hai il tolto Dzeko e io ti spiego la motivazione, perché poi è lo stesso discorso per gli altri. Domenico ho tolto Manolas, Salah è un giocatore che mi serviva anche stasera, volevo togliere le punte, poi Emerson aveva cominciato a sentire un po' di fatica perché la prima partita che rifà l'ho dovuto sostituire, perché Paredes era mezzo e mezzo che aveva questa caviglia, io ho dovuto sostituire, se no toglievo. Toglievo Salah, toglievo Dzeko, toglievo Sharawi, toglievo quelli davanti perché ne ho pochi davanti e bisogna che faccia gol per vincere le partite. Il motivo perché l'ho tolto è questo. Che vuol dire scorretto? Scusa, scorretto no. È una... Mario, allora abbiamo parlato di un Mario un po' nervoso durante la partita. Clarence Seedorf ha anche detto si è chiarito con il compagno perché c'era stato forse un malinteso. Com'è stata la tua partita e da un punto di vista non solo tecnico tattico, anche da un punto di vista emozionale, ecco. È stata una partita normale, e non ho fatto il gol nel primo tempo, potevo tirare e basta. Non ho capito all'inizio la mia sostituzione, ma siccome lì in studio dicono che non sono un top player, magari è per quello. Senti, ti vedo, sei molto nervoso, ti vedo un po' arrabbiato, ecco. Io ho visto un gesto con Tarab, ma poi ti sei chiarito con Tarab, che non aveva capito forse un passaggio. Ma tutti quanti sono nervosi quando perdono, a nessuno piace perdere. Senti, poi ti lascio a loro. Io ho visto anche un Mario che va a trovarsi lo spazio anche un po' di fuori dall'area, distante dall'area. È lì che ti trovi meglio? Quando la palla non arriva in area devi andarla a prendere fuori dall'area. Oggi la Roma vi ha un po' ridimensionato. La Roma è forte, fa un gran gioco e ha meritato di vincere. Mi ascolta Mario. Giancarlo. Allora, io la critica che ti rivolgo proprio è quella che tu ti muovi veramente poco in campo, perché le tue qualità tecniche abbinate alla velocità e potenza, in quello saresti il primo al mondo. Secondo me, non so il motivo, insomma, probabilmente pensi che sia meglio giocare in questo modo, l'allenatore è già contento di quello che fai, però se tu ti riguardi le partite, vieni anticipato tante di quelle volte, perdi quei palloni, secondo me perché ti muovi molto poco. Chi sta parlando? Giancarlo Marocchi. Secondo me non capisci di calcio. Vabbè, non puoi non essere d'accordo con lui, ma insomma ne ha giocato. Non capisci di calcio, non sono d'accordo, non capisci di calcio, basta. Non sei d'accordo è un conto, non capisci di calcio è un altro. Zvonimir Boban. Te lo dico io, fidati. Mario, non è bello quel che dice Giancarlo, è stato un po' come, vabbè, può anche interessare. Non mi interessa. Vabbè, hai ragione di pensare come vuoi. Tu pensi veramente che tu sia un fuoriclasse? E come l'hai dimostrato? Io penso di essere un giocatore normalissimo. Non ho mai detto di essere un fuoriclasse. Siete voi che parlate di questo. Devo essere un fuoriclasse ci vorrà tempo e basta. Siete voi che parlate sempre fuoriclasse, non fuoriclasse. Vi aspettate sempre 5 gol da Mario. Noi speriamo che Mario... Si possa giocare anche male, bene, non c'entra niente. Sai perché Mario? Poi tu lo puoi diventare un top player, è quello il tuo problema. Tu lo puoi diventare. Sì, ma di sicuro non per la ragione che dite voi. No, ma noi ci aspettiamo. E qual è la ragione secondo te?
La ragione non è quella che dite voi, no, la vedrò io col mister sui movimenti, poi c'entrano le partite, ogni partita è diversa. Sì. Se sono arrivato davanti alla porta una volta ci sarà qualcosa che non avrò fatto bene è io. È difficile squadra, che tu, tuo questo talento riesca a materializzarlo con questi pensieri, guarda, mai minima autocritica. Io ho capito cosa tu vuoi dire, Mario, molte volte non ti metto... È difficile, Mario, comunque e ci dispiace, guarda, che non è che ti odiamo, no, che ma non è questione di... Ma voi parlate sempre, no, di Mario, non vuole... Mario, Mario. Adesso dobbiamo fare, siamo pagati.